Redicar da sempre è sinonimo di auto sicure, garantite e convenienti. Da Redicar c'è sempre la possibilità di avere un'ampia scelta con la disponibilità costante di almeno 120-130 automobili. Oggi disponiamo di una Golf 1.6 TDI a partire da 13.900 euro. In offerta speciale anche la Volkswagen Polo GPL o metano a partire da 12.300 euro. Redicar, Chiesa Nuova di Treia e Potenza Picena. Eccoci qua, siamo a bordo con Silvio Pagliari, agente di calciatore, agente FIFA. Adesso faremo un giro insieme nel quale proveremo questa Golf 1.6 TDI e parleremo soprattutto di calcio. Benvenuto a bordo. Grazie. Allora, così, tanto per curiosità, Silvio, perché uno decide di fare? Voi nel Maceratese, ma nelle Marche in generale, siete conosciuti, la vostra famiglia ha scritto delle pagine nel calcio, insomma, importanti. Poi perché uno decide di fare il procuratore, chiamiamolo così, l'agente di calciatori? Che scatta nella persona? Beh, io quando ho iniziato, a parte che la mia storia è un po' particolare perché sono partito come direttore sportivo e poi ho fatto una scelta di vita, dalla Sampdoria, che ero responsabile del settore giovanile, proprio il caso di dirlo, quando scatta in te la molla di poter metterti in proprio e di poter sviluppare le tue idee, e da lì sono partito e ho fatto l'esame da agente FIFA e da lì è partita la mia nuova attività. La tua nuova avventura. Ma tu inizialmente ti sei appoggiato a qualcuno più che già era introdotto nell'ambiente oppure hai cominciato piano piano? No, io quando ho iniziato a fare l'agente ero insieme a Stefano Antonelli che attualmente al Siena, mi pare, no? Direttore sportivo del Siena. Io ho smesso da fare il direttore sportivo per poter fare l'agente e lui dopo due anni insieme ha fatto il contrario. L'agente FIFA si è messo a fare il direttore sportivo, però sono stati due anni formativi sicuramente molto utili. Però da lì, quando lui ha smesso, io logicamente avevo iniziato un rapporto anche con Danilo Caravello, che era il cognato, però dopo un paio d'anni sono partito da solo e ora eccomi qua. Certo, ma quando voi iniziate questo tipo di lavoro, che è un lavoro un pochettino particolare adesso per i profani, ma in generale per tutti i tifosi che ci seguono, uno pensa che uno fa l'agente dei calciatori, piazza il giocatore, ma adesso il termine piazzare è un po' brutto, ma insomma rende l'idea, da una squadra all'altra, però voi mi pare che date un servizio completo, una consulenza diciamo così globale, non è che disposti un giocatore dall'Inter al Milan o dalla Juventus al Napoli, e lì il lavoro è molto più complesso, mi pare, quello che fate voi. Beh, normale, logico che il calciatore, come in tutte le categorie, ci sono giocatori di A, di B, di C e anche procuratori di A, B, di A, B e C. Certo. È logico che il servizio che devi dare al tuo assistito, io dico, utilizzo spesso un termine che è quello del servizio globale. Tu, il calciatore in questo momento, che già da quando ho iniziato io, i calciatori sono cambiati tanto. Certo. È cambiato un po' il mondo del calcio in generale, è normale che ti devi mettere al passo con i tempi. È ovvio che noi diamo un servizio a 360 gradi, dalla gestione dei contratti, alla gestione dei sponsor, assicurativi, tutto quello che c'è bisogno, perché ne ha bisogno un calciatore. È una cosa abbastanza complessa. Poi seguire, questa è una curiosità mia che mi ha sempre, in qualche maniera, ci ho avuto sempre dentro. Seguire completamente, adesso non un giocatore, tu fortunatamente ne hai diversi che si stanno affermando, poi dopo ne parleremo anche approfonditamente, però sti ragazzi hanno bisogno di un supporto continuo. Io da come mi nasce sta cosa, io ho letto a suo tempo il libro scritto al tuo collega Pallavicino quando parlava, certo, tenetevi il miliardo, scritto da Lucarelli, no? E insomma lui con Lucarelli, e non c'aveva solo Lucarelli, con Lucarelli c'aveva un contatto continuo. Il calciatore, sai, il discorso è sempre questo, cioè io penso che col calciatore, perlomeno come stavo il rapporto io, deve essere un rapporto vero, intenso, non va più di moda secondo me la gente che firmava i contratti e poi risentiva il calciatore dopo un anno, no? Adesso c'è un rapporto continuo, ci siete voi media, c'è tante cose che bisogna curare in un calciatore, perché il mondo, ripeto, il mondo del calcio è cambiato ed è giusto
che si venga a instaurare, che si instauri il rapporto col calciatore forte, come dico io, intenso, che altrimenti fai fatica te agente a interagire col direttore di turno, con l'allenatore quando, certo, quando c'è bisogno, e capire anche, fai un'attività il calciatore che è molto molto difficile, sai, chi vive solo il calcio dall'esterno magari fischia o applaude a seconda della prestazione, però dietro quella prestazione ci sono tante tante cose che si muovono, certo, e noi dobbiamo essere bravi e dovete essere pronti, soprattutto quelle cose lì siano tutte positive, certo. No, la cosa è quando uno già ha diversi calciatori, come fortunatamente capita a te, poi star dietro a tutte quante le esigenze di ogni ragazzo, diventa una cosa, cioè secondo me è una cosa molto stressante, pesante, voglio dire, perché no, ma sai, come, anche se poi è una passione, piace, alla insomma, base di tutto devi, questo è un mestiere che devi amare, ti deve piacere, certo. Poi, tutti quanti in questo momento vedo, io ricevo decine di mail ogni mese di ragazzi che vorrebbero fare questo mestiere. Certo, immagino. Io a qualcuno dico di riflettere, perché adesso è un mondo un po' pieno, no? Siamo 1600 agenti, fra poco siamo più agenti che calciatori. È un numero elevatissimo. E il calcio è un po' in questo senso qua la fabbrica dei sogni, io l'ho sempre detto. Certo. Fanno vedere sempre solo chi ci lavora è bene, poi tra quelli 1600 magari sono sempre gli stessi 60-70 che lavorano, perché gioco forza è un fatto numerico. Ecco, è così, certo. Voi nel corso degli anni, io parlo della tua categoria, è cambiata secondo me la percezione che ha il tifoso in generale, l'appassionato di calcio. All'inizio, colpa anche delle società che non si sa, insomma, erano forse meno organizzate, il procuratore, scusami, ma era visto un po' come una mezzarogna, no? Insomma, c'è il ragazzo, è un male perché adesso mi pare che da un po' di anni invece la cosa è cambiata, le società si appoggiano molto, moltissimo. Raiola col Milan e altri, cioè c'è un confronto molto diverso, è cambiato molto, mi pare. Assolutamente sì, io penso che il ruolo dell'agente, poi dopo ognuno lo svolge, anche questo mestiere che puoi svolgere in tante maniere. Certo. Poi io sono sempre dell'idea che chi lo svolge in una certa maniera possa portare beneficio alle società e ai calciatori stessi. Poi, come in tutte le categorie, non parliamo solo di agenti, ma in categorie che ci sono nel calcio e nella vita di tutti i giorni, insomma. Ci sono ottimi operai e cattivi operai, ci sono ottimi impiegati e cattivi impiegati, come ci sono sempre stati. Poi, certo, è logico che la gente, magari, parlo di non la gente, l'agente sportivo, è sempre visto. Ultimamente, come hai detto te, è vero, cambiano un po' i presupposti, ma è sempre la comunicazione che entra dentro le case. Se pensano sempre che la gente è quello che deve far salire il prezzo e magari non lo vedono come quello che magari ha portato 20 milioni dentro le casse sociali, è sempre, certo, come vuoi vedere l'aspetto. Sì, 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 no? È il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, dipende da come uno inquadra la situazione. Certo. Perché è vero che magari poi il giocatore, come si dice, passa la cassa e vuole un ritocco dell'ingaggio, ma è anche vero che magari è stato comprato a 500.000 euro e poi vale 10 milioni di euro. Ti ripeto, quando tu fai un mestiere in una certa maniera, basta impostare il lavoro con le società e con... Tanto alla fine, come dico scherzando, ma è la verità, siamo tutti soci, perché se le cose vanno bene per tutti. Ma è anche vero, altresì, che se le cose vanno male, vanno male vanno per male tutti. Vanno male per tutti, allora, in questo momento soprattutto. In questo momento, ma sai, in questo momento che le cose, che economicamente non viviamo un bel momento sotto tutti i punti di vista, io dico sempre che quelli più bravini e che hanno idee vengono sempre a galla, perché poi quando i soldi ce ne sono troppi possono lavorare in tanti, e adesso emerge adesso, un pochino la qualità, no? Per forza, perché ma così per i calciatori, così per i direttori, così certo, per tutti gli addetti ai lavori. Immagino, tu hai avuto la bravura, la fortuna, ma soprattutto la bravura adesso di trovarti con una scuderia, chiamiamola così, non sono cavalli, sono, però tanto per rendere l'idea, hai un numero di giocatori che stanno venendo a galla, che emergono,
diciamo su tutti forse il nome più conosciuto dal grande pubblico, anche perché ha avuto anche la convocazione nazionale, Gabbiadini, però ce ne sono altri. Donati è stato l'ultimo exploit, poi il nostro corregionale Guido Marilungo, piuttosto Guido mi pare che sta rientrando, mi pare che si sta... Sì, sta ritornato in campo dopo questo doppio infortunio. Guido ha avuto sfortuna nel momento migliore della sua carriera, ma siccome ha 24 anni ha tutto il tempo per riprendersi, per recuperarsi. Ecco, quali sono, descrivici un pochettino quelli che sono i tuoi giocatori, quelli che segui direttamente, insomma. Ma io ho fatto, quando sono partito non potevo fare attaccare subito un mercato dove era già saturo dai grandi nomi. Io, partire col grande nome era dura. Ho fatto gavetta, come magari a tanti giovani adesso non piace più fare. Noi abbiamo sottoscritto, ha iniziato categorie basse, ma fiero di averlo fatto, perché sono consapevole che quelle categorie sono state la mia fortuna. Ma vado ancora a vederle adesso, perché l'amore e la passione per il calcio non cambia. I miei giocatori sono nati quasi tutti con me, perché i Gabbiadini, il sottoscritto l'ho scoperto quando era al Montichiari, che nemmeno andavano a vederlo. Certo. Guido Marilungo è una storia particolare, perché l'ho portato proprio io direttamente a Sampdoria quando aveva 13 anni e mezzo. Poi i vari Frisonne, Fausto Rossi, Giorgi, insomma. Ce ne sono diversi. Beh, l'ultimo boom di mercato, diciamo, è stato Donati dell'Inter, nazionale under 21, nell'Inter non ha trovato spazio, in prestito al Grosseto, retrocesso in Serie C, Bayer Leverkusen e Champions League. Questo penso che sia ci sono delle trattative che tu fai e che porti a termine, che ti danno la gioia proprio nel poterle condurle e portarle a termine. Questa di Giulio è un ragazzo che io ho conosciuto un anno fa, era quasi in panchina con il Grosseto, giocava e non giocava, ma io qui ci rifacciamo il discorso che facevamo prima. Io ho visto un ragazzo soprattutto che stava pian piano perdendo consapevolezza nei propri mezzi, perché per una serie di motivi, quando ti ritrovi a Grosseto che sei già quasi retrocesso. Certo. E diciamo che il lavoro è stato fatto e improntato sull'aspetto mentale, perché le qualità, io vedendolo dall'esterno, perché non vivendolo direttamente, poi dopo si è ripreso e ha fatto un grande europeo, ma prima dell'europeo già aveva fatto un buon rush finale, perché si era preparato mentalmente alla grande, c'erano delle richieste anche dalla Spagna, però abbiamo optato che quello è sicuramente il suo campionato e sta facendo molto bene. Beh, penso che la sera, poi ci siamo sentiti qualche giorno dopo al telefono, la sera dell'esordio in Champions League, peraltro a Manchester, è uno dei momenti per la sua carriera, ma anche per te credo che sia stato significativo, insomma, no? Ma guarda, quando ti ritrovi con un tuo assistito in Champions League, è normale che, soprattutto sapendo che insieme avete costruito qualcosa, è normale. La realizzazione di un sogno, perfetto, in qualche maniera. È come un po' tutti i mestieri, no? Quando devi vedere che quello che stai facendo ti dà questi risultati, è la stessa cosa con Fausto Rossi. Certo, ricordiamo Spagna. Juventus adesso in prestito al Valladolid. Sì, io sto facendo un po' il contrario di quello che fanno tanti dei miei colleghi, portano gli stranieri in Italia, io invece porto gli italiani all'estero. Italiani all'estero. Perché siamo molto più apprezzati. Io, sicuramente. Quando la soddisfazione, quando fai queste trattative, poi è come vengono anche trattati i tuoi assistiti, no? Io vedevo la contentezza di un grande personaggio del calcio mondiale come Rudi Feller, che insomma non penso che sia proprio... Beh, non è l'ultimo arrivato. Non è l'ultimo arrivato, contentissimo di aver portato Giulio Donati. Io in quel momento lì ero contento soprattutto per Giulio, perché vedevo che un'icona mondiale era contento di averlo preso, e magari anche a discapito di tanti colleghi suoi italiani che, certo, non avevano avuto la stessa
la stessa voglia di accaparlarselo. E allora è giusto che un'agenzia come la mia debba dare la possibilità ai propri calciatori di andare a fare esperienza altrove, perché il calcio non è che ci sono in Italia. No, ma anzi, noi cresciamo con questa mentalità. Sembra che siamo il centro del mondo, invece. Io, andando spesso adesso all'estero, mi sto rendendo conto invece che eravamo i più bravi, e sicuramente rimane sempre il campionato più difficile al mondo. Sicuro, il più difficile. Però calcio si fa da altre parti, forse da qualche parte lo fanno anche meglio. Senti, tu hai una rete di osservatori che ti informano, adesso chiamare rete di osservatori, insomma, a livello tu devi seguire i tuoi giocatori, c'hai l'ufficio, le cose da mandare avanti in giro per il mondo, come fai per tenerti aggiornato, seguire sti ragazzi, magari delle categorie emergenti, quelli che piacciono a te, i giovani emergenti, diciamo così? Ho sempre pensato in team nella mia testa, non ho mai pensato che da solo potessi fare determinate cose. Sono sempre convinto che è il team che vince, così anche per me. Ho delle persone logicamente accanto. Fate un lavoro di squadra. Sì, assolutamente. Poi è normale che come in ogni team ci sia magari quello che deve emergere più degli altri, però io ho costruito questa situazione un po' dopo tanti anni di esperienza, logicamente la gestisci un po' a tua immagine e somiglianza, sapendo quello che c'è bisogno, non solo per il calciatore ma per le società, per 360 gradi. Sicuramente il team deve parlare lo stesso linguaggio, deve avere le stesse idee per poter essere vincente. Certo, portare avanti una cosa comune. Sì. Una curiosità, nel corso della tua carriera hai preso dei ragazzi poi che sono cresciuti, come questi che dicevamo adesso. Ti è mai capitato di doverti mangiare le mani un ragazzo che ti era passato per le mani e magari per qualche motivo i classici Provini, no? Tardelli provato dall'Inter e poi scartato e 80 partite in nazionale, no, non so. Quel rammarico che potrei avere in questo momento è che purtroppo non ci siamo mai incrociati, o perlomeno ci siamo solo sfiorati, Jack Bonaventura. Ecco. Quando lui è partito io sono ritornato, di conseguenza ricordiamo è di San Severino, quindi è in zona. È un ragazzo, tra l'altro mi dicono, io lo conosco pochissimo perché l'ho visto poco, però i marchigiani più bravi penso che insomma sono riuscito sempre tutti quanti a seguirli. Però lui, che proprio era sotto casa mia, non poterlo vedere mai da piccolino, quando lui poi me ne parlavano tutti bene, ma io non avevo avuto mai la possibilità di vederlo, e di conseguenza questo forse è l'unico rimpianto che ho, perché ripeto, è un giocatore forte, per me molto forte, che era sotto casa mia e non poterlo vedere. Questo dispiace sicuramente. Certo. Senti, rapporti con gli altri tuoi colleghi, voi siete, come dicevi prima giustamente, ormai siete un esercito, insomma, nel periodo della campagna acquisti, e poi tu, tra l'altro, devo dire, sei diventato anche un personaggio televisivo, perché a Sport Italia ormai ti vediamo abbastanza spesso, Criscitiello. Ogni 6 mesi vado. Ti invito ogni tanto, sì. Però ecco, voglio dire, rapporti con gli altri tuoi colleghi, perché sai, questo è un mondo pure anche abbastanza duro, no? E aggressivo. Sì, assolutamente. A parte che da un anno a questa parte, facendo parte del consiglio dell'associazione agenti, siamo in 9, si è creato anche un buon feeling tra di noi. È logico che quando ne sei 1600 non è che con tutti puoi avere rapporti, e magari con qualcuno i rapporti... Io ho la fortuna di avere sotto questo aspetto un carattere abbastanza schietto, trasparente e diretto. Ci sono con quasi tutti, vado molto d'accordo, cioè rispetto e stima reciproca. È logico che poi magari ci può essere quei 2 o 3 casi che nel percorso ce n'è qualcuno in particolare con il quale collabori in maniera più assidua, magari ti è capitato qualcuno che siete più, a parte Antonelli, voglio dire, che avete collaborato con Antonelli, poi dopo il rapporto logicamente ormai adesso rapporti di collaborazione diretta con qualcuno, no, assolutamente. Quindi sai, ormai ecco la tua strada è intrapresa, c'hai i tuoi ragazzi, li segui. Quante partite segui ogni settimana? L'hai fatta mai una media delle partite che riesci a guardare nel corso
di fine settimana? Ma guarda, venendo da una famiglia di calcio e facendo un percorso professionale, sicuramente il campo è quello che è stato un po' sempre la mia forza. Non è che sono uno di quelli che non mi piace vedere le partite, certo. Oppure sai, tanti provengono da altri aspetti, no? Che l'hanno portato a fare la gente. Il mio percorso no, io amo vedere le partite, a me piace vedere i miei calciatori, e poi il fine settimana o vado a vederli direttamente oppure vedo sulla televisione. È difficile che passa una o due settimane che non ho visto tutti, perché io poi dopo sono uno anche che critica, non è che, quindi, che sta zitto, cioè. Eserciti il tuo diritto di critica. Senti, allora, calcio dilettantistico ne segui un po' oppure proprio non c'hai tempo più di seguirlo, il calcio a livello dilettante? No, purtroppo non c'ho più tempo, e sono però con qualche amico sono rimasto in contatto. Però è normale che non vivendolo, certo, da tutti i giorni non conosco più i calciatori, che quella è la cosa. Certo, che, poi col tempo. Senti, i tuoi fratelli che si sono scontrati lo scontro fratricida dalla panchina, come? Questa è. Ero anche presente per quella partita. No, no, vabbè, ma fa parte del gioco, certo, soprattutto. Certo. Poi è piacevole, voglio dire. Beh, bravo, perfetto. È molto piacevole che i due fratelli si incontrano, intanto che allenano tutti e due, che è una cosa importante. Poi, a buon livello, e poi. A buon livello. Non si sono incontrati in terza categoria, insomma, diciamo chi era, l'Aquila e Pisa. E Pisa. No, ma a prescindere questo, tra di noi c'è sempre stato un grande rapporto, ci sentiamo spesso, sai, la famiglia è sempre stata molto. La famiglia Pagliari è stata molto unita. Nel maceratese, ma in generale nelle Marche, dappertutto, quando si dice Pagliari si dice calcio. Quindi voi, sai, rappresentate un po' per tutto. Forza, perché bene o male, se pensi che Dino ha esordito nel calcio che conta nel 72, e bene o male ha quattro categorie diverse, tutti quanti, però siamo ancora nel 2013. 40 anni, insomma. Sono 40 anni che bene o male facciamo calcio, poi dopo. Certo. Sai, non si può stare simpatici a tutti, no, anche, ma quello però, per carità. Però penso che sulla serietà e un pizzico di competenza nessuno può. Potete andarne fieri di questo, perché sicuramente nell'ambiente siete apprezzati per tutto il lavoro che avete fatto e che state facendo, assolutamente, sia dall'epoca di quando si giocava, ma adesso con ruoli diversi da allenatori o da agenti come il tuo, però il vostro nome. Sempre con grande umiltà, perché poi. Non è che siamo persone che amano la ribalta o roba varia. Io oggi sto qui con voi proprio perché c'è vecchia data, vecchia amicizia. Certo, perché, e ti ringraziamo di questo. No, beh, ci sono delle persone che nel percorso della tua carriera ti ha dato sempre una mano e voi, io non dimentico nulla. Ti ringraziamo. Ci mancherebbe, mi fa piacere, so che andate forte, questa è una bella cosa. Beh, sì, effettivamente sì, anche se il momento che stiamo vivendo anche a livello economico è difficile per tutti, però noi crediamo di essere in un settore in espansione, diamo un servizio a tutte le squadre, soprattutto dilettantistiche, e quindi ci fa piacere ogni tanto avere con noi personaggi come te che vivono il calcio ad un livello obiettivamente un pochettino più alto, però è un piacere, insomma, ripeto. No, ma sai, il piacere è mio, perché io sono partito dalle categorie dilettantistiche, di conseguenza quella, quando io a qualche giovane che si affaccia al mondo del calcio dico che sempre da partire dal basso, perché è quello che ti forgia, è quello che in questo momento purtroppo sei poco ascoltato, perché adesso il giovane adesso vorrebbe tutti quanti gestire giocatori di Serie A, cosa che noi ci abbiamo messo una vita, invece vedo che questi ragazzi hanno una fretta addosso, tutto subito. Allora io loro dico sempre scherzando, o voi siete fenomeni o io ero tanto scemo, allora siccome magari le due cose non collimano, io penso che in tutte le attività ci voglia un po' di perseveranza, ci voglia e un po' di apprendistato soprattutto. Apprendistato e soprattutto tanta umiltà, cosa che noi della nostra generazione abbiamo sempre avuto. Adesso il giovane adesso ha sempre di meno, e purtroppo infatti non è che non ci ritroviamo tanto bene, proprio perché secondo me se non ritorniamo a quei vecchi principi, ma lo dico per tutti, perché certo. Poi chi ha iniziato per esempio con me l'attività, adesso mi ritrovo con tanti colleghi o
o ex direttori che sono grandi direttori, parlo da Paradici a Bigon a Pasquale Sensibili, a tanti direttori che stanno magari, che vanno per la maggiore, vanno, insomma, a Sean Sogliano, a tante persone che ti sei ritrovato a parlare adesso di Serie A quando magari fino a 4-5 anni fa anche loro sono partiti dalla gavetta. Certo, certo, dai dilettanti o dalla Serie D, insomma. Fabio Paradici ha giocato in C una vita, adesso fa il direttore sportivo della Juventus perché è preparato e ha fatto sempre, ma come Riccardo Bigonne che è direttore, certo, come del Daniele Bradè che ci siamo conosciuti, che faceva il direttore sportivo al Teramo. Ma questo è visto che mi date la possibilità, è un consiglio che do a tutti quelli che vogliono fare calcio, di non avere fretta, di partire e dimostrare e poi chiedere. Prima bisogna dimostrare e poi chiedere, invece adesso hanno tutti il vizio di chiedere e poi dimostrare. Purtroppo questo è un vizio un po' che si sta diffondendo in tutti i settori, non è solo il vostro, in generale è così. Ma poi non hanno futuro, No, ma infatti, che poi come dici giustamente tu, se le qualità ci stanno, c'è la perseveranza, c'è la voglia, c'è la capacità, sì, anche partire dal basso, ecco, hai fatto dei nomi che sono partiti da livelli bassissimi, eppure guarda dove sono arrivati, insomma, certo, no? Alle prime 3-4 squadre italiane. Certo, forse europee. Certamente. Stiamo parlando di Juventus, Napoli, certo, Fiorentina, quindi livelli enormi. Ma sai, è come in tutte le cose, no? Non è che se vai a fare domanda di lavoro, già che non ce n'è, non è che ti fanno fare l'amministratore delegato, certo, dopo 6 mesi, un anno, solo perché sei laureato. Te lo devi guadagnare, te lo devi sudare. Guadagnare, dimostrare, penso che... Ma lo vedo anche negli allenatori, no? Vedo che partono tutti da grandi club e poi magari dopo un mese stanno tutti a casa. Ma No, anche lì la gavetta, credo. Ma si ritornerà sicuramente. Ma è anche giusto che sia così, perché uno è giusto che faccia anche i suoi errori, parta dalle categorie, non dico proprio bassissime, ma insomma da categorie più modeste, però e poi dopo se c'è la capacità, non so, gli ultimi casi per dire Mazzarri, no? Che comunque si è fatto un mazzo, se passatemi Mazzarri, il termine, che però piano piano sta crescendo. Tutti gli allenatori che hanno fatto la C, la D, la C. Lo stesso Garcia della Roma in Francia ha mangiato pane nero per un sacco di tempo e poi è arrivato a Lille, che poi non è sta squadra straordinaria, l'ha portata a vincere lo scudetto, sta facendo bene con la Roma, però non è uno che si è improvvisato. No, io penso che dietro a grandi successi ci siano sempre grandi competenze e soprattutto grandi sacrifici. Certo. Questi sono tutti professionisti che hanno dedicato la loro vita alla professione, non è che non hanno fatto nient'altro. Certo, magari ci metteranno un anno di più o 2 anni di più, però se poi le qualità ci stanno, la capacità c'è, la voglia, la preparazione, alla fine si viene a galla. Silvio, siamo tornati a casa, ti ringraziamo immensamente della tua cortesia e salutiamo anche il nostro pubblico che penso ci seguirà numeroso, perché questa è una cosa particolare e unica nel suo genere. Della chiacchierata e spero che ti sei divertito, almeno qualche aneddoto l'abbiamo tirato fuori. Ma senz'altro, grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao.